Beh, grazie a voi. Io ho voluto personalmente presentare Emanuele oggi perché penso che oggi per il Mantova sia un giorno importante perché questa società ha compiuto un'operazione importante con un calciatore che sicuramente ha un curriculum importante che voi conoscete meglio di me, ma soprattutto perché questa società ha acquisito l'esperienza di un uomo vero. Io ho avuto la possibilità di cenare martedì sera con Emanuele e credetemi, sono rimasto veramente colpito sia dall'educazione ma anche dei valori di questo ragazzo. Per cui io penso che per il Mantova sia veramente un acquisto importante. Questa società che ha qualche mese fa ha intrapreso un percorso nuovo e deve essere un percorso fatto di persone vere e di uomini veri. E penso che Emanuele possa fare parte di questo nuovo percorso, perché ha le caratteristiche giuste che servono a questa società. Sì, diciamo che verso i primi di gennaio mi era stato detto che non rientro più nel progetto Vicenza e mi sono guardato intorno, era arrivata i primi giorni di mercato subito la Viterbese che mi aveva contattato, offerto già un anno e mezzo di contratto e c'era stata la possibilità di andare. E ci ho pensato molto, però poi alla fine è arrivata una chiamata molto importante del direttore. Ci siamo incontrati a Vicenza, mi ha spiegato il progetto Mantova, c'è stata quella chimica giusta, quella scintilla che mi ha fatto cambiare idea, mi ha fatto cambiare idea di venire qui a Mantova, ma Mantova, quando chiama una società del genere, una piazza del genere, fai fatica a non accettarla. Quindi sono contento, sono orgoglioso e spero di ripagare tutta la fiducia che mi è stata data.